Non so se avete visto il primo video che ho fatto di questa serie di NoFX a Barcellona, ma sembrava proprio stesse cominciando una classica storia di Cenerentola, dove la band che ha sempre faticato dal vivo iniziava a darci dentro, a provare, per poi fare un ultimo tour nel quale riusciva a lasciare un bellissimo ricordo a tutti i fan che li andavano a vedere. Una favola si sarebbe conclusa così, ma nelle favole poi scatta la mezzanotte, le carrozze diventano zucche, i cavalli diventano topi e i NoFX tornano ad essere la live band mediocre che sono sempre stati. Tre volte vi ho raccontato un grandissimo concerto, che andremo a raccontare oggi in questo video non lo definirei un pessimo concerto, semplicemente anonimo, come tanti ne ho visti dei NoFX. Fatto sta che dopo le date di Barcellona le cose sono veramente iniziate ad andare di merda. E hanno rimediato un po' di figure di merda in giro per l'Europa. Colpa è loro, non lo so, fatmai che è andata via la voce. E quindi hanno fatto alcune date, in particolare Melkweg ad Amsterdam e lo Sbanfest a Linz, nelle quali ha cantato Eric Melvin. E citando lo stesso libro dei NoFX, se tu hai una band e la persona su cui fare affidamento è Eric Melvin, allora la tua band ha veramente un cazzo di problema. Avrebbero dovuto annullare quegli show? Non lo so. Sinceramente capisco chi si è girato mezzo mondo per poter presenziare a quelle date, sapendo che avrebbero poi suonato The Decline. The Decline non l'hanno fatta. Invece che vedersi un concerto di 2 ore e mezza, se ne sono beccati uno di un'oretta scarsa, con una band svogliata in difficoltà. Ma i NoFX in fin dei conti sono proprio questi, una band che molto spesso ci ha deluso, ma se ci guardiamo dentro dobbiamo ammettere che tante volte ci ha fatto sognare. E per un gruppo composto da un white trash, two Habs and a Bean, in fondo non è poi tanto male. Lo sappiamo tutti che il loro più grande limite sono sempre stati loro stessi. E ce l'hanno raccontato in lungo e largo. Le favole, ragazzi miei, non esistono. E NoFX continueranno fino all'ultimo a farsi amare e a deluderci. Questo, ragazzi, è il racconto del Day 2 a Barcellona, dove NoFX hanno esibito dal vivo Walls and Walls Clothing e Punk in Drublic. A voi il video. No one did see him die. Ogni città ci sono gli spot che viene un po' a prescindere. Gli altri Vegas sono cotti e stanno tutta la giornata in appartamento. Io invece da bravo romagnolo sono venuto sulla spiaggia. L'idea era quella di fare il bagno a Barceloneta, ma un po' freddo, quindi no. Niente bagno oggi. Di boh, comunque Nutella Biscuits erano tipo in pompa magna, poi c'è stata la pandemia. E sono stati questi che hanno portato la pandemia. Penso di sì. Allora, questo è il commento del giorno 2, ragazzi. Nutella Biscuits. Buonissimi. Allora, ieri a Line Up era forse la giornata migliore, hanno aperto i Blowfuse. Tanta roba come al solito. Molto fighi, come sempre, Blowfuse. Tra l'altro giocavano in casa. Suonano anche oggi? No. No, sono i cazzo. Subterranean Boomers. Merda. E l'unica roba, sì, forse la situazione era un po' troppo grande per loro, però dai, alla fine l'hanno portata a casa la grandissima. Quindi dai, andate ad ascoltare i Blowfuse, vi lasciamo qualche link. E adesso, visto che era la prima volta che li vedeva, Simo ci racconta l'esperienza al primo suo concerto dei Get Dead. Incredibili, mi sono piaciuti tantissimo e mi ha dato veramente una fortissima emozione. Sono veramente una bomba atomica e in questo momento, secondo me, una delle live band più belle da vedere in giro. Sono all'apice e hanno suonato veramente da paura e appena hanno finito di suonare non vedevo l'ora che fosse domani sera, cioè stasera, per rivederli assolutamente. Li avevo già visti, bravissimi. Sì, fighi, da vedere l'evoluzione secondo me della band a seconda un po' di Sam, il cantante, perché
Cazzo, lui è uno. Leader carismatico. Sì, leader carismatico, però mi sa che ci dà sotto parecchio con la roba. Quindi, non lo so. Poi secondo me non gli fa bene avere troppi progetti. Dovrebbero essere focalizzati. Ormai Dance with the Curse cosa è uscito nel 2020? Lo so che i tempi adesso sono un po' più lunghi per i dischi, però ci starebbe il nuovo disco dei Get Dead. E adesso è veramente la prova del 9. Lo stanno già Sì, registrando, sì, sì. eh? Sì. Ok. Mi ha detto un mio amico 3-4 settimane fa a San Francisco che esce con loro spesso e volentieri, mentre che il disco nuovo stanno registrando. Minchia che peso uscire a San Francisco con i Get Dead. Che poi con Esatto. Sam King, perché gli altri sono tranquilli, è lui che è Sì, è roboso. vero, Sì. è vero. Comeback Kid, mi ero sbagliato. Classico show dei Comeback Kid, super forte, super energico, bello. Eh sì, dai, c'è poco da aggiungere, si sovrappone anche la scaletta simile a quella della sera prima. Aspetta che ho preso la maglia, tieni Simo. Simile, più uguale. Sì, proprio la stessa scaletta. Questo è probabilmente l'unica roba di merce che prenderò durante questa trasferta. Maglia di Heavy Steps o la felpa che... Però carina, mi piace il colore. Mike, voto al colore? 7,5. Bomba, 7,5. Devono fare una stampa rosa. Ah, verde su rosa? Rosa su verde. Rosa su verde. Fico. Tanta roba. Minchia, mi sa che si vede che siamo proprio dopo il day 2 abbastanza Pensa un po' distrutti. domani mattina, Ah, ma domani abbastanza, faremo una clip figa. stasera, Sì, regas. Perché domani sarà. mattina voi avete l'aereo alle 0. Esatto. Ma comunque sui Comeback Kid vorrei raccontare una, cioè non un aneddoto. Noi praticamente quando hanno iniziato a suonare eravamo nella sala catering che stavo facendo la merendina e caspita, cioè hanno iniziato a suonare questi tromboni di tuono, una roba incredibile, sembrava che venisse giù un palazzo, un tiro Stanno buttando incredibile. giù tutto. Mamma mia, che bomba atomica. Infatti appena finito siamo scappati di sotto, mi sono visto finire il concerto, cioè loro veramente sul palco stratosferici. Non, io non l'avevo mai visti, l'avevo detto anche ieri, è uno degli show che mi è piaciuto di più. Se su disco magari hanno cioè sento che gli manca quel qualcosa per farmeli apprezzare veramente tanto, cioè dal vivo mi hanno veramente impressionato Quindi tantissimo. facciamo l'assist ai Regas del Lowell Fest che lo faranno Yes. Lodi, Sì, no, raga. Lodi, Lodi, che Vicino alla sì, Piacenza, vicino a sì. Tre Piacenza, Lodi, una delle zone. Guardami. Ecco, e praticamente c'è tutto il festival a 10 euro, una roba del genere, quindi mega baza, e ci saranno i Comeback Kid, andateli a vedere perché vederli dal vivo per chi non li avesse ancora visto è una roba da fare Ma assolutamente. anche perché li ha già visti. Anche perché l'ha Ma già anche visti, perché li ha ovvio. già visti. E poi dopo tipo il giorno dopo ci sono i No Trigger. Quindi cioè andate al Lowell Fest se Sì, riuscite, sì, sì. perché a parte questi, tanti gruppi italiani, eccetera. Però segnatevelo, visto che ne stiamo parlando e vengo in Italia Sì, tra mi sembra proprio poco. anche il momento giusto per vedere il Comeback Kid, anche se da quanto Boh, mi voi sa mi che è il dite momento sono giusto da sempre il momento 20 anni. giusto, quindi però ragazzi, bomba, veramente. It's our time. It's our time. God.
adesso per la serie vi faccio vedere cosa fanno le rockstar nel backstage. Ecco qua con il palco. Oh, che guardate. Cosa fai, Dema? Vado al Milan. Come sta andando? Come è stata? Oggi sta andando bene. Sono gli altri mesi che non è andata egregiamente male. Quindi, come vi immaginate, se tutto ciò che mignotte nei backstage, la risposta è sì, si guarda il Milan. Ieri sera invece Regas Maile Guego mi hanno emozionato. Ed è quello, l'apertura con Alienate, Making Friends. Non lo so, pur nella sofferenza di Joy che non ci arriva con la voce, ieri c'è stato qualcosa di catartico, mi sono piaciuti. Suonato meglio del giorno prima. Sì, dai. Mai che di tantissime parole Dette tali considerazioni Regra, per fare gli sono sveglio da 6 minuti, cazzo. Io Com'è andata? Vai. Bene, bello. Bello, bello. E alla fine non ho nessuno comprato. C'era una long sleeve delle Gwen che era figa, Molto con la bella, di scritta smile. davanti, sulla manica e lo smile dietro, però volevano 40 carte, 45 Ho carte. preso anzi il poster firmato con 40 euro. Ok, dopo sì. Facciamo vedere questo posto Ma dopo, dai. sì, dopo quando non è. Mi sa che le Gwegon abbiamo finito qua di No, la parlarne. Gwegon, però volevo dire che anch'io sono d'accordo su questa disamina dei due ragazzi. Molto meglio lo show di ieri. Grossa emozione, ma mi ha fatto un po' tenerezza rivederli in quelle condizioni un po' migliori. Ma d'altronde penso che la Gwegon siano proprio questo gruppo hit or miss, o ti fanno incazzare o ti fanno innamorare tutte le volte che li vedo suonare. Sì, però che una band ti debba far tenerezza quando la vedi dal vivo, cioè è strano, però questa è la condizione delle Gwegon Sì, adesso. molto fighi. Dai, regas, no effects. Not for very much longer. I've got to. Partiamo come ieri, prima di fare l'analisi sul show in generale. Pezzo preferito della scaletta, Mike? USA Olds. Wow! Come mai? Perché bella. No, perché bella, è veloce, è cattiva. C'ha il pezzo di basso difficile all'inizio. Non la fanno quasi mai, per non dire mai. E quindi, dai, bella, bella, bella. Simo? Vabbè, tutti i classiconi di Punk and Drabble che secondo me sono quelli che hanno avuto la resa migliore anche come risposta del pubblico che veramente ha di nuovo esercitato un'energia come poche volte ho visto un concerto, devo dire la verità. Don't Call Me White sul finire, ma anche Linoleum, Leave It Alone, tutte le mega hit, Bruce, cioè veramente molto 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 soddisfatto anche se devo dire ho apprezzato di più il concerto della sera prima. Sì, il Day 1 è stato molto molto meglio. Cioè, era la band sincero, molto più ispirata. Anche il finale, Sì. se è stato epico il finale della prima serata, col pubblico che chiamava, con la pioggia che aggiungeva drammaticità. Ieri è stata abbastanza normale. È mancato forse un po' di pathos, che l'ha restituito il pubblico, e quindi naturalmente i pezzi che sono venuti meglio sono stati quelli di Punk in Drabrik, perché non per la band, ma per il pubblico. Li fanno sempre, la gente li conosce.
Quindi, cioè, dai, è leggermente meno bello che la sera precedente, però l'aveva detto Mike all'inizio. Ieri sera è stato bellissimo. Domani. Stasera, domani, e quindi stasera farà cagare, ma non credo perché si aspetta Pump Up the Volume as a decline. Aspetta, Regas, scandalo, dove stai leggendo, Simo? Ho avuto un'informazione da una persona espertissima, si chiama Walter Sala, Grande Walter. che guardando le scalette si è accorto che qualche canzone non è stata fatta. Infatti, quando prima chiedevo il pezzo preferito, volevo dire Punk Guy. Però non mi ricordavo che l'avessero fatta. E non l'hanno E non fatta. l'hanno fatta perché, però, ho detto che ero andato a pisciare. Magari mentre pisciavo, hanno fatto Punk Guy. Vuoi che abbia avuto la sfiga? E non l'hanno fatta. Quindi, tutto Punk in Drabble con un paio di palle. Tutto, sì, ma ne mancano parecchie, manca anche Happy Guy, manca Dig. Urk Digger, bella. Sì, poi manca One Cell Creature, ok, di Wolves, Cool and Unusual Punishment, ce ne mancano parecchie a questo Ok. punto, quindi Dici, sta che. probabilmente per quello che le fai mischiate, perché altrimenti la gente poi si accorge, anche perché poi comunque quando fai un concerto del genere... Non è che stai a vedere che mancano quelle due canzoni, alla fine ha fatto un concerto della Madonna, fai 40 pezzi o 35, 40, non è che stai a guardare se sono veramente 40 pezzi fiscalmente, no? Fai Quindi hanno solo la scammato foto. perché nella locandina c'era Ti diamo un refund refund immediato, immediato, il ragazzi. 20% almeno. Ok, 20%. 20% di zero? No, vabbè, però Zero è una scusa. percentuale. Esatto. Se uno si è speso 500 carte e il suo pezzo preferito è Punk Guy. E poi non lo fanno e speso quelli che erano nel VIP hanno speso 500 carte e mi tirerebbe il culo. Sì, vabbè, però non è che spendi 500 carte per vedere proprio il tuo pezzo Sì, in preferito. effetti, Cioè. per l'esperienza. Ci sto. Com'è andato l'incontro VIP con la È band? andato bene, non mi si hanno cagato per niente, però la foto è stata fatta. Bomba. Eccolo. Metta Qua il qui. poster della serata. Cioè della serata, Seguendo, del suonando come una weekend. merda. È bello, con Barcellona, Sagrada Famiglia e Jefferson, autografato, direi che ci sta. Sì, molto fico. Quindi dai Regas, questo è tutto il commento alla Night 2 e ci vediamo tra qualche secondo per la Night 1 e per voi qualche Night giorno. 3. La Night 3, merda, che casino Regas. Mai fare Ciao. video la mattina. No, no, tengo tutto, tengo tutto. Thank you.